Ci troviamo nel convento dell'Immacolata qui a Foggia e questo stabile è stato costruito alla fine degli anni 50. I frati hanno cominciato ad abitare e hanno cominciato a svolgere il loro servizio pastorale qui nella zona. Tra i tanti servizi che i frati hanno svolto e svolgono tuttora abbiamo quello della mensa dei poveri. Inizialmente, dopo la Grande Guerra, c'è stato un frate di nome Fra Masseo, che precedentemente era stato anche cuoco a San Giovanni Rotondo negli anni 60, quindi con Padre Pio, che è stato trasferito in questo convento. Lui era un grande cuoco, era un frate che girava le strade di questo quartiere e quindi era un frate questuante, un frate cercatore. A un certo punto ha avuto questa grande intuizione di dare un pasto caldo alle persone che avevano bisogno, che erano senza tetto, che dormivano qui a Foggia nei pressi della stazione, quelle persone che erano state scarcerate, quindi non avevano nessun parente, e soprattutto hanno raccolto quegli extracomunitari che dagli anni 90 si sono affacciati sulle nostre coste, e addirittura anche quelle persone pensionate che non arrivavano a fine mese. La mensa ha iniziato a svolgere il suo servizio quindi più di 40 anni fa. Da un numero esiguo di persone che inizialmente frequentavano questa mensa, con il tempo si è arrivati a un numero abbastanza significativo. E allora negli anni 90 i frati hanno pensato bene di costruire questa struttura, e qui adesso abbiamo una grande cucina, abbiamo anche un refettorio che possa accogliere tutte le persone che vengono a bussare alla nostra porta. Oggi è Natale e noi siamo qui. Il Natale vuol dire donazione. Cristo si è donato al mondo e noi oggi doniamo parte della nostra giornata e doniamo questo servizio alle persone più bisognose, a coloro che non hanno un tetto, a coloro che non hanno un posto dove poter mangiare. Noi siamo qui per loro, per offrire questo servizio con amore e dedizione. Qui alla mensa dell'Immacolata, oltre a trovare un pasto caldo, loro possono trovare un sorriso, una parola di conforto. Tutto ciò che viene offerto per donazioni, e i frati davvero si prodigano per non fargli mancare veramente nulla. Partiamo a volte anche dall'antipasto. E ci sono anche i dolci, molto spesso ci sono i dolci, e per i bambini c'è sempre un sorriso, una parola di conforto. Alcuni li abbiamo visti addirittura nascere, per cui per noi sono dei figli aggiunti. Oggi 25 dicembre 2019, giorno di Natale, il menù oggi è previsto pasta al forno, pollo e patate al forno. La maggior parte loro sono musulmani, non mangiano maiale, mangiano soltanto carne di bovino o di pollo o tacchino. La maggior parte loro mangiano minestrone, pasta sugo, pasta con la verdura, pasta. Qualcuno mi chiede anche la pasta in bianco. E per noi tutti i giorni è il giorno più bello, tutti i giorni, perché c'è sempre una novità, c'è sempre qualcosa di bello. Mi piace anche ricordare che questo giorno di Natale la nostra mensa è l'unica realtà ad essere aperta qui a Foggia ed è punto di riferimento non solo per questo quartiere ma anche per l'intera città. Qui abbiamo allestito questo refettorio perché possa accogliere il più numero di gente. E siccome non potrebbero entrare tutti quanti, e allora facciamo dei turni, man mano che le persone terminano il loro pranzo, man mano che consumano le loro pietanze, escono fuori per dar posto ad altre persone. In pratica c'è una turnazione continua che inizia alle 11:30 del mattino e termina alle 12:30.
Credo che ogni giorno ci sia un flusso almeno di 120 persone che vengono qui e colgo l'occasione in questo giorno di Natale per porgere gli auguri da parte nostra, di noi frati qui dell'Immacolata, da parte dei volontari, dei benefattori, di tutti coloro che si prodigano per far sì che questa attività possa andare avanti anche nei prossimi anni. Che questo Natale possa essere un giorno di serenità e di pace e che questo bambinello Gesù, nato per la nostra salvezza, possa continuare ancora a stupire tutti quanti noi e possa ancora una volta insegnare, visto che lui è nato nella povertà, a tutti quanti noi che la vita va spesa in maniera essenziale e che bisogna cercare sempre, ogni giorno, il senso della vita. E noi qui ci sforziamo ogni giorno di cercare questo senso nell'accogliere queste persone più bisognose di noi.